Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti su Exoteric War, io sono Angela, questo è l'oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre. Approfitto subito per fare gli auguri agli ultimi bilancini e bilancine che compiranno gli anni proprio in questa settimana. Tanti tantissimi auguri. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi utilizzati per la lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate i link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. E negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire le prime indicazioni partendo proprio dal taglio e vediamo che cosa è in arrivo. Di sicuro con la carta del cavaliere arrivano notizie, nuove idee che vi possono essere utili, magari anche ricevere delle visite, delle novità importanti. È una carta di movimento e lo è anche effettivamente la cicogna, quindi ci si potrà spostare, magari appunto mi viene in mente per festeggiare il vostro compleanno oppure perché magari vi concederete qualcosa di bello, di positivo, qualcosa anche magari insieme a qualcuno, perché no? Tendenzialmente, come ho parlato di spostamento, certo, ma anche l'arrivo di novità e informazioni, idee utili a qualsiasi circostanza, che possono andare a generare ovviamente dei cambiamenti per il prossimo futuro. Adesso vediamo cos'altro vogliono dirvi. Qui troviamo altre energie che si riflettono un po' in tutti gli ambiti della vostra vita. Di solito sono energie interiori, personali, anche in base a quello, al vostro momento, a come sentite le situazioni esterne. Dico questo perché essendoci delle carte che possono sembrare abbastanza pesanti, tipo la croce e la luna, sono magari influenze esterne, situazioni del passato, ricordi, cose che possono comunque ritornare a destabilizzarvi, ad avere un umore abbastanza altalenante. La croce porta a conclusione, essendo una carta che va a determinare la conclusione, la fine di qualcosa, magari può essere la fine di un passaggio, di un momento doloroso, di tanto troppo impegno che ci avete messo in una cosa e quindi finalmente va a concludersi. Quindi da un lato sia cose positive sia cose negative, ma l'importante è che qualcosa va a concludersi. Io direi in senso positivo. Abbiamo comunque qui per voi la carta del bouquet. Il bouquet è il riuscire ad ottenere risultati, soddisfazioni, anche magari un apprezzamento, forse un invito, un qualcosa che può essere a portarvi maggior tranquillità e spensieratezza. Ha a che fare anche con i regali, in realtà, quindi ricevere un dono, ricevere un regalo. E vediamo adesso cosa vogliono dirvi e come si riflettono queste carte nell'ambito amore, coppia, singolo. Ah, prima stavo dimenticando una cosa importante: i segni zodiacali da attenzionare particolarmente per voi sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Quindi stavo dicendo, passiamo all'amore, coppia e ovviamente anche single, poi vedremo il lavoro e le finanze. Troviamo allegria, lettera e dispiacere. È vero che abbiamo parlato di informazioni, notizie, cose di vario genere. Alcune possono arrivare e darvi instabilità e dispiacere. Dipende, magari può essere qualcosa a livello familiare oppure qualcosa a livello economico, qualcosa che appunto purtroppo può rattristare, però
Non solo perché, come vedete, abbiamo proprio la carta della lettera in mezzo all'allegria e al dispiacere, quindi abbiamo cose positive e cose negative più o meno, diciamo, allo stesso tempo. Magari appunto qui sono da gestire cose negative che vanno a concludere delle situazioni difficili, cose invece positive che possono andare ovviamente a rallegrare e a migliorare le questioni di coppia. E adesso andiamo a vedere per i single, vediamo che cosa vogliono dirvi e come appunto si riflettono queste energie per voi. Troviamo Gran Signore, può essere un'amicizia, può essere anche qualcuno che già conoscete. Ricordo quando c'è una carta personaggio che essendo una stesura generica non si guarda il sesso preciso, quindi potrebbe essere anche una persona che vi interessa, una persona che può essere comunque stimolante per voi. E quindi in questo caso si vede una situazione tutto sommato abbastanza tranquilla, forse un po' troppo, come già conoscete e come stanno andando le cose ultimamente. Questo per parte della settimana, perché poi vediamo un'evoluzione, un qualcosa di diverso, probabilmente una nuova passione, una nuova conoscenza, o anche qualche cenno, inizio di progressi positivi e miglioramenti. Ovviamente qui si tratta dell'ambito amoroso, quindi o situazioni che già sono in corso, che effettivamente c'è qualche risvolto, qualcosa di diverso dal solito, oppure nuove situazioni, magari quelle rimangono bloccate, ferme, e invece poi contemporaneamente, scusate, ci sono nuove situazioni interessanti e stimolanti. L'innamorato consiglia comunque di prestare attenzione, di essere disponibili, aperti, di adottare le proprie strategie per cercare di attrarre persone che vi possono interessare. E adesso andiamo a vedere le questioni più tangibili e materiali delle finanze e del lavoro, un po' in genere per tutti quanti. Quindi a livello di finanze si vedono miglioramenti oppure riuscire a sostenere perfettamente quello che riguardano le cose quotidiane, le spese, eccetera. Se avete in mente di fare, diciamo, miglioramenti, aggiustamenti, cose che riguardano la casa stessa, ecco, questo è il caso proprio di pensare di fare delle spese. Altrimenti, comunque, queste carte, diciamo, consigliano di procedere in questo modo, che state procedendo abbastanza bene. Per tutti gli altri, insomma, per il lavoro, per chi ce l'ha e per chi non ce l'ha, insomma, allora per tutti quelli che ce l'hanno, effettivamente queste sono anche carte positive di novità, di soddisfazioni, di un qualcosa che arriva. Dico, come fortuna può voler dire, scusate, tantissime cose, magari un cambiamento positivo, delle speranze che incominciano ad affacciarsi e che quindi, soprattutto se dovete risolvere alcune cose nel prossimo futuro, ecco, qui si accende qualcosa. Avere più voglia, più determinazione, riuscire a risolvere forse dei ritardi, delle incombenze, eccetera. Invece per chi è in cerca di lavoro, effettivamente queste carte parlano di eventi e situazioni proposte che possono essere interessanti, forse essere anche arrivare e giungere da persone che conoscete, che in qualche modo vi stanno aiutando, e quindi è vero, sono da valutare. Perché comunque la carta della casa consiglia di fermarsi, di vedere un po' le varie possibilità, le varie proposte e poi di aspettare ovviamente quando ci sarà qualcosa di più consistente, di più concreto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!